Mafia parte quando scompare, non quando si inabissa e continua a fare i suoi traffici, cambiando magari metodi e modalità con cui si presenta sul territorio. Io ricordo che qui siamo in un comune che è stato sciolto. E quando c'è uno scioglimento, sempre che sia confermato poi, perché non tutti gli scioglimenti vengono confermati, e non tutti gli scioglimenti magari sono alla luce dello storico correttamente realizzati, perché anche la giustizia amministrativa, per quanto interpellata, potrebbe anche sbagliare. Ecco, non tutti gli scioglimenti meritano censura a priori, però la provincia di Foggia da più anni sta vivendo un'emergenza democratica che la stessa comunità deve saper affrontare. Se la si affronta con il silenzio e con l'omertà, non si sconfigge la società foggiana, la quarta mafia, le batterie, come le vogliamo chiamare. Di conseguenza è un appello che viene fatto a tutti i cittadini della Capitanata e non soltanto. Voi le realtà, le persone, i misfatti, li conoscete molto meglio di chi sta a Roma, perché avete occhi per vedere e orecchie per sentire. Quindi, lì dove è necessario, si assuma comportamenti coerenti, perché altrimenti anche in questo territorio non si dovrà far altro che preparare il trolley. Un tempo dalla provincia di Foggia si partiva con la valigia di cartone legata con lo spago, sono immagini che riportano agli anni 50-60, e significa che adesso, magari grazie al Gino Lisa, si potrà partire per andare all'estero.